Dario, benvenuto. Grazie mille. Cos'è questo mestiere? No, io mi sono accorto che personalmente, quando facevo stavo davanti alle telecamere, mi accorgevo che io ero in grado di prepararmi delle cose scritte e avevo cose da dire, mentre altre persone non ce le avevano ed erano però più brave di me a stare davanti alla telecamera. Quindi io dico, ma perché io mi metto dietro, io le faccio dire a loro? Quindi cosa succede? Che tu ti rendi conto che prima di tutto, per la parte comica, c'è una persona che fa ridere di suo. Antonio Ricci citava una sera a cena, Grillo prende la lista delle pizze e la gente moriva dal ridere. Quindi non è che ci vuole un autore, non è che ci vuole una persona che faccia ridere. Però questa persona da solo che faccia ridere nel tempo, in un'operazione continuativa della televisione, 11, 12, 13 puntate, ha bisogno di un supporto, di una persona che lo aiuti, gli dia una mano, lo organizzi. Com'è uno studio televisivo? Perché ti piace lo studio? A me piace la strada, perché ti piace lo studio? Guarda, a me piace solo la fattura dello studio televisivo in realtà. Lo studio televisivo in quanto tale è una rottura di balle, perché ci sono periodi dell'anno in cui entri di notte e esci di notte, quindi non vai di mai lo studio. Ok, ma al di là di questo dimmi perché... Guarda, sei freddoloso? No, io non lo so, mi sembra più... Io sono in linea di massima una persona che comoda, mi piace la fatica, quindi stare tutta questa adrenalina che c'è di stare lì in piedi ore e ore e ore non è la mia cosa, io preferisco fare in fretta, cominciare prima. Ascolta Dario, ma alla fine la televisione, sì, tu ci giochi, ci scherzi eccetera, però insomma non sapresti fare altro, no? Io pensavo di fare il butler, il maggiordomo. Che gestisce una situazione, io sono... Perché come far l'autore alla fine? Perché sai, la metà, soprattutto per me che lavoro con le star, perché come lavora Alessandro, la star è lui, e gli altri sono una banda di pirla. Dove lavoro io, le star sono tutti gli altri, e noi siamo una banda di scemi. Quindi devi stare a supporto, soprattutto quando lavori con un comico che è sempre indeciso, sempre no, fragile, devi far ridere è un casino, far piangere è più facile che far ridere. Quindi devi stargli lì attaccato e devi essere da supporto a queste persone, quindi ti viene naturale un lavoro che sia devi avere meno ego della persona che sta lì, avere la voglia di aiutarlo, di essere da supporto a questa persona, capire dove ha bisogno di essere, a volte duro per dire basta, o alle volte andiamo, ancora una, venga, spingi, ricordati, questo, guarda di là, ricordati, non toccare il microfono, stai fermo, si sciupa la roba, cazzo, dai che andiamo, venga che lo facciamo. Quindi c'è questa voglia, quando lavori come lavoro io, che lavoro con una star, di essere da supporto. Quindi la capacità poi di relazionarsi con una persona, nel tuo caso... con una star, oppure anche semplicemente con un concorrente, è indispensabile per uno che voglia fare l'autore, per esempio, che voglia fare televisione, perché se non si sa relazionare con la gente, cioè quanto è importante questo? Totale, devi avere la prontezza e la voglia di aiutare sempre questa persona, ripeto, l'ego... Non è la cosa più importante per fare il nostro lavoro. La creatività, non trovi che nel nostro mestiere sia qualche cosa che viene applicata dopo aver stabilito una serie di parametri? Cioè noi non possiamo avere una creatività assoluta, no? A noi ci dicono allora che va in onda al pomeriggio, primo cerchio, poi a quest'ora, secondo, poi lo presenta questo, poi deve durare, poi deve costare, poi deve essere fatto allo studio 3 perché lo studio 5 è occupato, poi alla fine abbiamo finalmente il nostro recinto, il nostro spazio nel quale possiamo essere creativi. Questa è una cosa che si impara, no? Cioè, sì. No. No, questo è, allora, quello che stiamo facendo noi non è un atto artistico, ma è la creazione di un prodotto. Il prodotto deve essere, come tutti i prodotti, serve a un pubblico, un cliente.
Quindi tu stai, non stai facendo, nessuno ti chiede di fare, a nessuno di noi chiedono, hanno mai chiesto, vieni qui e fai il tuo pezzo d'arte. No, no, no. Tu vieni qui, devi fare un prodotto. Magari è un formato, il gioco delle copie o il Mega Salvi Show, che deve essere un prodotto umoristico. Tu lo sai che fra un po' di tempo sarai disoccupato, no? Non ci sarà più la televisione di generalista, cioè gli autori non serviranno più. Ma io sono ricco, non mi interessa. Dai, dimmi un po', come la vedi? Io dico, il futuro è uguale che il passato, esattamente uguale. Cioè non c'è, non cambia niente, perché la gente avrà sempre bisogno di contenuti, avrà sempre bisogno di gente che produce, le star avranno sempre bisogno di qualcuno che li supporta, che li aiuta, e non sono solo truccatori e make-up artist e figurinista, come diciamo in Spagna, stylist. Non c'è bisogno solo di questo, ma c'è bisogno anche di contenuti. Però la televisione del futuro è questo. Questo studio, in questo studio televisivo si fa la televisione che si distribuisce per internet, perché cambiano le proporzioni, i piani sono questi, non c'è bisogno di far vedere una cosa larga, non si vede un cazzo, diventa grosso così, al massimo così, quando diventa a schermo pieno è così, quindi non c'è bisogno, i piani larghi, queste cose, quando vedi una cosa della televisione fatta per la televisione, internet, ti annoi. La cosa che secondo me, la democratizzazione che è successa con l'informatica è che lo spazio alla parte tecnica e all'investimento diminuisce e aumenta lo spazio alla creatività, all'ingegno e alla capacità. Ascolta, sei mai rimasto senza lavoro? Sono rimasto un periodo. Ho rifiutato un contratto. Questo è un lavoro sicuro? No, no, questo non è un lavoro sicuro. Non ti ha mai preoccupato questo fatto? Sempre, però io questo l'ho superato. Potresti lasciare questo lavoro per fare un lavoro sicuro? Ma alla mia età ormai... Se uno ti avesse offerto... No, io ce l'avevo il lavoro sicuro. Allora, io ho cominciato facendo il fotoriproduttore grafico. Poi mi hanno detto, il Scioli fa l'attore. Cazzo, se fa il Scioli l'attore lo faccio anch'io. Allora, ho cominciato a fare l'attore. Poi mi hanno offerto il primo lavoro. Insomma, io voglio sapere, questo aspetto in realtà non ti è mai interessato. È molto meglio fare questo lavoro piuttosto probabilmente che farne un altro. E piuttosto che andare a lavorare davvero, sì. Piuttosto che andare a lavorare davvero, sì. Però non è un lavoro sicuro. Non è un lavoro sicuro e io ho lasciato l'azienda del gas, che era un lavoro sicuro dove aveva lavorato mio papà, AEM settore gas, e sono dovuto andare, mio papà mi ha mandato via di casa, sono andato a abitare con mia nonna. Mia nonna era contenta e sono rimasto senza lavoro, la non cupuia morta. E tuo padre ti avrà sgridato, immagino. Mio padre si è incazzato a morte, perché il lavoro sicuro, qua vai avanti, tutta la vita. Ho detto, i tubi li porti tu, io non li porto, va bene? E allora la fera di qua, vado via adesso, dammi le chiavi della macchina. Grazie, a voi! Grazie.